Se da un lato c'è la possibilità che il 31 marzo finisca l'emergenza sanitaria da Covid-19, dall'altro i contagi da coronavirus continuano ad aumentare, come fa sapere la responsabile del reparto Covid allestito presso il presidio ospedaliero di Agropoli, dottoressa Rosa Lampasona. Nel mese di febbraio abbiamo effettuato 27 ricoveri di pazienti positivi, ad oggi già 15 ricoveri per il mese di marzo. Sono numeri importanti, sottolinea la Lampasona, che purtroppo non ci fanno ben sperare perché le persone continuano a contagiarsi. Allora, per quanto riguarda il nostro presidio ospedaliero, terapia intensiva e subintensiva Covid da me gestita il reparto di malattie infettive, ancora oggi siamo con reparti entrambi pieni, quindi per quanto ci riguarda ancora abbiamo pazienti Covid positivi. Calo non ne abbiamo avuto, nel senso che continuiamo ad ospitare pazienti positivi dal territorio, generalmente sono tutti pazienti territoriali che ci arrivano, sia in condizioni discrete, nel reparto di malattie infettive e da me, pazienti logicamente un pochino più gravi, subintensiva e anche intensiva. Pazienti per lo più, come dico, sempre non vaccinati, percentuale alta, quasi il 90% sono non vaccinati, una percentuale piccola di pazienti vaccinati anche con 3 dosi, ma con problemi, con pluripatologie associate od oncologici. Per cui questo grosso calo noi non l'abbiamo attualmente risentito, anzi rispetto all'anno scorso io ho fatto un report proprio all'interno dell'ospedale, siamo entrati nel mese di marzo, nel 17° mese di apertura del reparto Covid. Ho fatto più ricoveri quest'anno che durante l'anno passato. Il mese di febbraio ho fatto 27 ricoveri, quindi quasi un ricovero al giorno, il mese è fatto di 28 giorni. Ad oggi, che è giorno 9, già ho fatto 15 ricoveri. Mese di gennaio ne ho fatti 40 di ricoveri, e il mese di dicembre 27. Sono dei dati importanti che fanno capire che ancora il Covid comunque c'è. Sicuramente la popolazione maggiormente colpita oggi è sicuramente quella non vaccinata, o sicuramente sono pazienti che sono più deboli e quindi nonostante la vaccinazione necessitano di ospedalizzazione. In più ci sono tanti pazienti che entrano negli ospedali territoriali come negativi all'interno dell'ospedale per altre patologie e dopo qualche giorno si positivizzano. Quindi ultimamente stiamo ricevendo anche tanti pazienti di alcuni reparti ospedalieri che si positivizzano all'interno del presidio, ma non perché si positivizzano all'interno del reparto, spesso possono avere anche in incubazione il virus e dopo 3-4 giorni di ospedalizzazione negativi diventano positivi. Quindi ancora stiamo lavorando. Ad oggi ho fatto 310 ricoveri, che sono notevolmente alti come numero.